Sto facendo più danni della grandine. Ragazzi, cominciamo l'avventura del Suzuki. Ti ricordi? Ha la guarnizione della testa bruciata e ovviamente la frizione caput. Quindi, siccome vorrei provare a trasformarlo un pochino, fare qualche piccola modifica e divertirmi un pochino, ho detto, senti, sai che facciamo? Caviamo giù il motore. Tiro giù, motore, cambio e vediamo che cosa salta fuori. La prima cosa che ci mettiamo a fare, ovviamente, è staccare il redettore, staccare la batteria del redettore, perché recuperiamo spazio nell'anteriore, così poi il motore riusciamo a sfilarlo in modo corretto. E il primo componente è venuto via. Dentro è praticamente pieno zeppo di ruggine. Come puoi vedere, staccando il redettore lo spazio è notevolmente aumentato. Quindi adesso noi dobbiamo staccare tutto quello che riguarda i cablaggi. Una volta staccato tutto quello che riguarda i cablaggi, stacchiamo il supporto motore e pam, stacchiamo tutto. Adesso voglio staccare i levieraggi del cambio. Eccolo. Il nostro leveraggio è venuto via. Essendo piatto non abbiamo più niente che ci dà fastidio, quindi quando noi dobbiamo far passare tutto il cambio non abbiamo il problema del telaio che tocca contro il leveraggio, perché l'abbiamo sfilato. In teoria siamo pronti per andare sotto e staccare ovviamente le ultime componenti meccaniche, per poi staccare i supporti e sfilare tutto. Siamo nel sotto della vettura. Trasmissione, scarico da staccare e ovviamente il nostro cavo della frizione, che è qua, sperando venga via subito, ma un po' di sbloccante, però una volta fatto ci mettiamo un secondo. Pensavo di trovare una soluzione migliore, ma in realtà ci sono un po' di bulloni, un po' di dadi che sono blocchi di ruggine per intero. Quando si hanno gli attrezzi giusti si lavora 10 volte meglio. Avevo quasi paura, a dire la verità, che si spezzasse, perché la tensione era altissima. Adesso però sembra che stia andando bene, è ancora un po' duro, ma sembra che stia andando. Vediamo quello dietro, dubito che riesca. Quello dietro è una posizione terrificante, se quello davanti era pessimo, questo è vergognoso. Oh, però è andato. Però è andato. Via. Eccolo qua. Oh, guarda, però si è praticamente mangiato tutto il filetto, quindi questo qua sarà da cambiare. Ma siccome ho in mente di fare una modifica, non me ne preoccupo. Non ti dico che cosa voglio fare. Manca il cavo della frizione, i due supporti motore e dovrebbe venire via. Vediamo se è staccato. Così, staccare e staccare, guarda. Che faticaccia, io non ho mai lavorato così tanto. In teoria, se ho fatto giusto, è tutto staccato. Quindi, caprettina, imbraghiamo un po' tutto. Sto facendo più danni della grandine. Però mi piace, vediamo di tirare fuori, andare avanti e tirare fuori il motore, che nel frattempo si è messo un po' di traverso, però. A parte qualche pezzo che sicuramente sto arrancando, sto strappando via brutalmente. Wow! Motore è staccato! Che disastro che ho fatto! Faticosissimo! Intanto mi sono accorto che c'è un supporto motore rotto. Ragazzi, dai, il motore è staccato. Nel prossimo video, ovviamente, lo buttiamo a pezzi. Ciao, alla prossima! Like e condividi come sempre, mi raccomando. Ieri, nel frattempo in cui non dormivo per staccare il motore, ho strappato due fili di due sensori. Probabilmente il sensore dell'elettromarcia e immagino sia il sensore di velocità. Fili, cablaggi completamente strappati perché dormivo in piedi e me li sono proprio flippati.